Sono a fuoco? Spero di sì. Io non mi fido. Ok, ciao a tutti! Facciamo le persone serie. Forse sto meglio con i capelli sciolti. Eh beh, sì, dai, sono un po' più. Ciao ragazzi! Oggi vi faccio un haul, anzi, un back to school haul, o no, il back to school, cioè ci sono delle cose che potrebbero essere utili per le ragazze che tornano a scuola, però non lo so, try and haul, boh, collab haul, insomma, vi faccio vedere le cose che mi sono arrivate ultimamente dai siti. Direi di partire subito con le cose di SHEINside, che sono bellissime. La prima cosa che infatti vi faccio vedere, secondo me, è una chicca, soprattutto per voi che tornate a scuola. Ta-da! Cioè, è bellissimo. A parte che puzza da morire, questa è l'unica cosa a sfavore di questo zaino. Puzza di pesce. Io ci sento l'odore del pesce, non lo so che tramegole c'ho. Però, a parte questo, è veramente molto funzionale. Ho parlato di scuola perché i quaderni dentro, gli A4, quelli normali, diciamo, ci stanno. Ora, magari non credo che ci stiano quelli ad anelli grossi, rigidi, quelli spessi e poi che si assottigliano. Spero di essermi spiegata. Un A4 normale qua dentro ci sta tranquillamente. È fatto in boh, PVC, credo. Comunque non è un materiale costoso tipo pelle. Penso che sia ecopelle, però è bello anche perché è, tra virgolette, resistente all'acqua, cioè l'altro giorno mi sono presa una scaraventata di acqua e però non si è minimamente rovinato, cioè tipo con la pelle tante volte l'acqua poi rimangono tutti i segni, invece questo qua assolutamente no. Mi piace tantissimo il colore, mi piace anche come è fatto e ha questa cosa super figa che a parte che avere le, come dire, le spalline normali fatte così, questa parte delle spalline si può tirare anche così a, diciamo, monospalla, non so se riesco a farmi capire, magari nel video dove ve lo faccio vedere indosso si vede sicuramente meglio, però è veramente bellissimo questo zaino, è bello capiente, però è grosso il giusto, ci stanno dentro le cose, ha un colore fantastico, bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. C'è una tasca qua che io ci tengo dentro tipo il telefono e le chiavi di casa, ce n'è un'altra di qua e ce n'è una qua davanti e anche nella fodera interna ne ha, mi sembra, tre. Tipo due fatte per tenerci dentro il telefono e quella dietro con la zip, con la cerniera. Ha le clip dappertutto, cioè nel senso la calamita. Infatti Pablo prende in giro queste cose dicendo che sono finte. Le cose per le ragazze sono tutte apparenza. Mi ci sto dilungando tantissimo su sto zaino. Vabbè, comunque c'è sia qua che gli altri sono anche questo, è una clip. Però allo stesso tempo sono delle clip, cioè sono un magnete, una calamita molto forti. Cioè nel senso non è il classico che appena poi faccio così o lo tengo qualcosa si apre. Mi ci sono trovata super bene, quindi questo se vi piacesse lo stile, anche tipo per andare a scuola, qualcosa è fantastico. Due cose che purtroppo non potrò usare più di tanto visto l'arrivo dell'autunno e della situazione climatica un po' più fredda, visto che ultimamente qua a Genova c'è stato il diluvio universale per una settimana di fila, però vabbè, mi piacciono da morire questi pantaloncini. Sono veramente bellissimi, io li cercavo fatti in questo modo da tipo tutta l'estate, nel senso che sono a vita alta, un po' anni 90 diciamo, anche per forse il lavaggio che è un po' più tipo anni 90 o 80, vabbè, solo che coprono tutto il sedere in maniera molto esaudiente, non so come mi, cioè, non so come spiegarmi, però ultimamente, cioè in questi ultimi anni si sa almeno. Io vedo in giro che fanno soltanto pantaloncini a livello proprio fine culo, inizio coscia, non so spiegare. Però insomma li fanno tutti cortissimi e invece io cercavo un paio di calzoncini belli, però normali, cioè che arrivasse alla coscia normali, nel senso, capitemi. E questi assolutamente super promossi perché sono tra virgolette aderenti e cadono, cioè sono giusti, ecco, sono, secondo me sono giusti. Io, come sapete, lo dico all'inizio video così almeno
Chiudo la parentesi, sono alta 1,54 m e questi sono una S. Io teoricamente prendo sempre o S o XS di tutto quello che vedete. Uguale, stessa cosa per questi, perché sono veramente quasi lo stesso modello, eccetto per il fatto che hanno l'elastico qua davanti. Super comodi anche questi, bellissimi, cioè niente da dire dal punto di vista della lavorazione. Giusto qualche filo, tipo questo, però veramente, cioè dal punto di vista del pantaloncino sono bellissimi. Una cosa che purtroppo mi dispiace un sacco non poter fare subito vedere, o magari sì, ve la faccio vedere proprio per farvi vedere che, come vi ho detto prima, io sono una S o XS, questi dovrebbero essere una S se non ricordo male, ma sono super giganti. Questi boyfriend jeans tutti un po' rotti, tutti un po' strappati. Peccato perché mi piaceva un sacco. Peccato perché mi piaceva un sacco il modo in cui erano stati stracciati, tra virgolette, solo che li devo assolutamente o far stringere da una sarta se è possibile, però il punto è che non sono soltanto larghi in vita, è che sono proprio un po' troppo grossi, cioè che non diventa tipo jeans oversize o boyfriend jeans. Sembra che è grosso e basta. Una cosa che ho voluto provare a prendere, nonostante fin dall'inizio mi cimbrassi un po' poco, è questa maglietta fatta tipo crop top con le maniche lunghe. Allora, sul sito effettivamente si vedeva, cioè avendolo visto adesso poco fa, si vedeva che era un po' scollata, però non così tanto, o forse sono io che, non lo so, la metto male. Però fatto sta che c'è qui lo spacco che arriva proprio dallo sterno, diciamo, quindi si vede un po' tanto il seno o comunque qua. Al di là di questo, se magari la si usa con una fascia sotto, dopo vi farò vedere, ne ho presa una apposta, è fattibilissima la cosa, se no è un po' tanto esagerata forse. Il colore di questa maglietta mi piace da morire perché ha questo grigio un po' freddo, però è proprio grigio, il classico color grigio che mi piace un sacco, quindi appena l'ho provata e subito non mi aveva ispirato troppo, ci ero rimasta troppo male e invece poi ho trovato la soluzione. Avevo provato anche a stringerla qui all'inizio tantissimo, però stava proprio male, cioè non cadevano bene i lacci, non lo so, c'era qualcosa che non mi convinceva. Alla fine ho optato per il reggiseno che vi farò vedere dopo, cioè non è reggiseno, è una fascia che vi farò vedere dopo e la userò lo stesso. Una t-shirt invece che mi è piaciuta un sacco è questa con il cactus. È molto molto bellina, semplice, un po' tipo stile Subdued, visto che oggi ci sono stata, quindi ho visto un po' le cose che c'erano lì, c'erano più che altro le cose con gli unicorni, tipo il panda con scritto I want to be a unicorn. Hai capito tutto dalla vita. Comunque sì, è molto molto carina, è maglietta normale, non è né crop top né maglietta lunga, crop top, non so, mi ispira un sacco, quindi se mi piacesse è una maglietta bellissima e bellerrima e bellurrima, no, forse bellurrima non è carino da dire. Ci tengo a dire tantissimo che sia Romwe che Shinside come affidabilità di immagini rispetto a quello che arriva sono, a parte una cosa sola che dopo vi faccio vedere di Romwe, sono perfetti. Oggi c'ho una voce molto calda, no, non calda, come si dice, molto bassa. Di solito sono più tipo così, oggi invece sono più... vabbè. Ora c'è il turno di lei, che anche lì avevo visto che c'era questo spacco, cioè non questo spacco, questa cosa, che così non si capisce niente, ma vabbè, lo state vedendo ora. E invece questa qua a livello di appunto incroci va benissimo, non fa vedere niente, è bella fine, bella... non lo so, la vedo anche elegante, è blu vero o nera? Non riesco a capire se è blu e nera, però comunque sia, è molto molto carina. Questa forse è un po' più corta, come, cioè per essere, è più una crop top t-shirt, però non è proprio crop top, perché non è corta, poi è larga. Un'altra cosa che tipo, ci sono un attimo rimasto detto, però alla fine mi è piaciuta, è questa maglietta rossa a righe, che secondo me è molto molto bella, ha le maniche molto lunghe, cioè molto, vabbè, normale lunghe, maniche lunghe, solo che dal sito c'era la tizia che li metteva dentro un paio di jeans, quindi non vedevo effettivamente la lunghezza, forse lo faceva vedere in una foto sola, però io l'ho visto dopo. Fatto sta che comunque mi fa tipo da... avete presente quelle t-shirt che fanno un po' da vestito, nel senso che arrivano quasi sotto il sedere, no? Quindi sono molto lunghe, però alla fine della storia penso che la userò anch'io con mettendola dentro i jeans, quindi mi piace un sacco, anche tipo da usare, che ne so, con lo zainetto nero che avevo preso di H&M, che avevo fatto vedere nell'haul, oppure non lo so, anche con lo zainetto che vi ho fatto vedere prima, quello marrone,
e un paio di magari jeans a vita bella alta con una cintura, non lo so, però mi ispira alla fine come cosa. Ora c'è questo cardigan che non riesco bene a definire il colore perché ci sono dentro, cioè tipo melangiato, se così si dice, con tipo khaki, marroncino, verde, non lo so, vira un po' questi colori. Comunque è molto lungo ed è anche molto bello, nel senso che cade molto bene addosso. È un po' leggero forse, tipo, che ne so, se magari voglio uscire di sera, adesso di sera, almeno in questi giorni qua a Genova che ha piovuto un sacco, fa un po' più freddo, stile tipo io vorrei un maglione con il collo alto, però magari io sono un po' tanto freddolosa. Comunque sì, è molto molto bello anche questo, sia come tessuto sia come è stato fatto, cioè sembra proprio tipo una cosa di H&M, potrebbe essere, per dirvi. L'ultima invece cosa che vi faccio vedere di Shein Inside è questa felpa che mi stava cadendo, che mi è piaciuta un sacco, che ho fatto una foto su Instagram, tra l'altro anche questo che è, no, questo di Romui forse, non mi ricordo, però comunque tra l'altro su Instagram avevo detto che è di Romui e invece no, è di Shein Inside, ho controllato dal sito ed è di Shein Inside. Molto 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 carina, mi piace un sacco, con la scritta USA 1988. Non sono nata nell'88, ma è uguale. Mi piace perché è bianca e nera, che è un po' dello stile che mi piace in questo momento, un po' tipo da ragazza americana di 20 anni. Si capisce quando parlo, io non lo so. È anche lì fatta molto bene, è molto leggera, cioè più una maglia felpa più che una felpa, perché non è assolutamente felpata, è proprio del normale tessuto delle magliette. Bene. Ora invece vi faccio vedere le cose di Romui. Allora, le prime due che vi faccio vedere sono due accessori. Mi si incasina tutto. No, no, cosa fai? No, no. No, eh. Questo set di collanine è bellissimo, cioè a me piace un sacco, secondo me sta troppo bene addosso. Sono tante collane però messe tutte quante in una sola, in un'unica collana. E qua c'è tipo una pietra che sembra un po' tipo un dente. Poi qui c'è una foglia, poi qui c'è una targhetta. Qui ci sono tre pietruzze e qua c'è qualcos'altro, tipo una perlina. Però è veramente molto 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 carina. E la seconda cosa è veramente molto simile però con quest'altro, tra virgolette, set di cose. Che così non si vede niente, quindi faccio così e si vede di più. Se avete presente, prima quando vi ho detto della maglietta quella grigia con le X qua davanti, mi riferivo a questo, che sarebbe praticamente un reggiseno normale, solo che è fatto proprio a fascia, cioè è con le coppe. Veramente comodissimo, cioè è una di quelle cose che secondo me io la cercavo, una cosa del genere, tipo da Ted Zenith, cose così, però non l'ho mai trovata fatta in questo modo, esattamente così. Anche le spalline, volendo, trasparenti, quindi ancora meglio, cioè che ne so, se magari è qualcosa di ancora più scollato, che magari, non lo so, è fatto in questo modo, questa secondo me potrebbe essere la cosa che fa caso tuo. E un'altra cosa di questo genere, ovviamente queste cose non ve le faccio vedere indossate, questo reggiseno che l'unica pecca è che non ha la, come dire, la chiusura normale dei reggiseni, è proprio un pezzo unico e infatti a me sta leggermente largo. Si possono regolare soltanto le spalline, non ha quello qua dietro classico dei reggiseni dietro la schiena, e a me, che ho comunque tipo una seconda molto scarsa, sta un po' grande, soprattutto qua dal lato fa proprio il difetto che sta mollo, però a parte quello molto molto carino. Poi un'altra cosa che tra l'altro ho visto che sul sito non c'è più, mi sa, è questa, che sarebbe questo romper, questo tutina, vestitino. L'unica cosa che anche qui le spalline non sono regolabili, quindi è un po' tipo che se mi sta grosso o corto è un po' un problema. Però a parte quello, cioè al di là di quello, a me comunque sia sta abbastanza giusto. Ecco, tipo questo, quando magari lo metto, qua davanti sta un po' tanto mollo, quindi ci uso il reggiseno a fascia che avete visto prima. In qualsiasi caso è molto molto morbido. Poi a me, che forse fortunatamente, tra virgolette, in questo caso sono bassina, quindi non è né corto né volgare o qualcosa, anzi fa tipo vestitino, però ha la parte dei calzoncini. Una cosa molto da nerd e a chi piace Harry Potter avrà sicuramente capito che cos'è questo simbolo, ovvero i doni della morte. Mi piace un sacco perché c'è veramente questo crop top, è la fine del mondo per gli amanti di Harry Potter. Poi c'è questo completo,
che è proprio tipo insieme, cioè nel senso lo vendono insieme, ed è composto da questa magliettina bianca fatta in questo modo con le manichine grigie. Ci sono anche questi calzoncini, che anche questi sono super belli perché sono comodissimi, lunghi il giusto, mi sono piaciuti tanto. Io onestamente queste cose però mi fa un po' strano usarle fuori, quindi lo uso un po' più tipo per stare in casa. Però se magari invece usate queste cose anche per uscire, secondo me è un completo veramente molto molto carino, cioè da abbinarlo magari, che ne so, al cappellino con la visiera e un paio di scarpe da ginnastica tipo le All Star anche nere, secondo me ci sta un sacco. Poi ci sono tre t-shirt, questa con scritto sopra Capitan, e mi piace un sacco il fatto che abbia il bordino blu, e mi piace da morire anche questo dettaglio che può sembrare insignificante, però mi piace un sacco, non lo so perché, però ci sta proprio bene. Poi stessa cosa per questa con scritto 1996, che io inizialmente volevo farci la barra qua e scriverci il 5, non lo so se lo farò, però mi ispira come cosa, dato che io sono del 95. Dietro c'è anche scritto be yourself no matter what they say, che è una frase bellissima, sii te stessa, non importa cosa dicono gli altri, credo. Vabbè, che mi vengono questi dubbi. È un po' più pesante questa come tipo di tessuto, cioè un po' più proprio, non lo so, è un tessuto un po' più compatto, mi viene da dire, però è veramente carina anche questa qua. E stessa cosa per quest'altra, veramente molto semplice, che però io avevo visto tipo uguale da Bershka, che tra l'altro la volevo prendere, poi invece ho trovato questa, ho preso questa, e ha qua i bordini tipo non so se blu, bianco e rosso, e poi il colletto nero. Questa invece è tipo molto mollosa come tessuto, a differenza di quella rosa che vi ho fatto vedere, e mi si spezza la voce, né troppo corta né troppo lunga, quindi mi piace molto per questa cosa, e quindi niente, è molto molto carina, se vi piace ci sta. Un'altra cosa che purtroppo ormai potrò usare poco, quindi la userò nella prossima estate, è questo romper bellissimo, cioè veramente mi è piaciuto un sacco questo qua, blu con i girasoli, e qua poi ha i calzoncini con tutte le perline, le palline, diciamo. Ah, qui elasticizzato dalla vita, e le spalline sono regolabili, quindi stavolta sono stati furbi, perché non siamo tutti altri uguali, quello che magari sta a me può non stare a un'altra ragazza, perché magari anche lei potrebbe essere una S, però potrebbe essere 10 cm più alta di me, cosa molto facile. Tra l'altro, cioè, tra parentesi, ogni volta che vi incontro in centro, che io vi ringrazio quando vi fermate perché mi fa troppo piacere, anche quando incontro, che ne so, ragazze di 13-14 anni, io che ne ho 21, gli arrivo tipo alla spalla, capitemi. Cioè, questa cosa, io ho 21 anni, lei magari ne ha 13, piccolina, dici, invece no. Invece magari sono alti 1,70 e io tipo le guardo tipo ciao, come va lassù? Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Ora, una cosa che purtroppo sono costretta a bocciare e non posso neanche farvi vedere perché è un po' tipo tanto sconcia, non esageriamo, però un po' sì, è questa salopette che io aspettavo troppo ed ero troppo curiosa di vederla, invece poi, invece poi mi ha deluso un po', perché già dal sito si vedeva, però io onestamente sono sincera, avevo pensato che magari avrei potuto deviare il problema che vi sto per dire allungando le spalline, le bretelle, e invece no. Il problema è che questi calzoncini, vedete, insieme alla salopette, sono cortissimi, cioè fanno proprio vedere mezza chiappa, fa quasi da culotte per farvi capire. È anche molto fatta bene, è anche molto carina, solo che non lo so, non mi sento di promuoverla a pieni voti per questa cosa. Però al di là di quello, la salopette, che adesso io l'avevo messa a metà perché appena ho visto com'era il culo ho detto vabbè, magari no. Però a parte questo, la salopette, spero che si capisca, è veramente molto molto carina, cioè è fatta veramente molto bene. Però ripeto, c'è questa cosa che è proprio, cioè è corto corto, come è molto sgambato, scosciato, non so com'è che... Ok, si era interrotta la registrazione e quindi non so esattamente fino a dove sono arrivata, però fatto sta che quella salopette un po'... Comunque, andando avanti invece, poi c'è questa che mi è piaciuta un sacco e... no, è così. Ed è questa maglietta, però fatta tipo maglina, cioè tipo maglioncino con tutte le costine, e anche molto elasticizzata, bellissima, cioè questa è veramente bella, è abbastanza lunga questa.
però non troppo. Bella barchetta, però tipo non si muove, non sta male addosso, cioè sta esattamente così come la vedete, prende benissimo le forme del corpo ed è una cosa che mi piace un sacco. Le ultime due cose per oggi, che sarebbero questo, che è l'unica cosa che non so se è effettivamente quella che fanno vedere del sito, cioè tutto quello che ho fatto vedere finora arriva esattamente come lo mostrano dalle immagini. Invece questo completo non lo so, perché il colore che fanno vedere dal sito è leggermente un po' più verso il beige, invece questo è un po' più verso il rosa, che vabbè magari non si vede, sembra bianco qua in telecamera, però vi assicuro che è rosa cipria. E poi anche per la forma, perché sarebbe questo completo che io onestamente, molto onestamente, anche se la tizia lo faceva vedere che lo usava tipo al mare, io lo uso come pigiama perché mi ricorda troppo un pigiamino, cioè questa parte qua, questo pezzo di sopra tipo crop top semplice, e poi i calzoncini che sono adorabili perché hanno i volan molto 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 femminili, molto molto carini, solo che a parte che i volan stanno un po' tipo così, cioè un po', però comunque stanno bene addosso, cioè nel senso sono anche molto lunghi e molto a vita alta, cioè fanno un po' tipo effetto pannolino, non so se mi spiego, ma al di là di questo la cosa è molto bella, cioè nel senso non so se vi ricordate quando mi era arrivato quel pigiama che era tipo, lo facevano vedere in un modo di wrestling e poi era veramente una mutandina, cioè proprio pannolino. Questo a differenza è molto comunque carino, al di là del fatto che non so se sia effettivamente quello che fanno vedere dalla foto, è carino ed è anche, cioè sembra quello, ora non so se sia effettivamente quello, lo sembra. L'ultima cosa che vi faccio vedere per today è una cosa che avete già visto nel lookbook che ho fatto, che sono felicissima del fatto che sia piaciuto così tanto, per fortuna. Avevo anche fatto vedere questa che è piaciuta un sacco e infatti cioè è bellissima. Allora, ho avuto fortuna perché sono bassa e pensavo che arrivasse grossa e invece mi sta perfetta, quindi se siete alte più o meno 1,50, tra gli 1,50 e 1,60 fai, perché comunque avendo le spalline regolabili è una cosa che comunque si può molto come dire, adagiare alla propria corporatura. Anche in vita mi stanno benissimo, quindi cioè sono veramente tanto tanto contenta di questa qua. Ha qua i due bottoni e qua davanti c'è tipo le tasche, poi si può anche mettere la cintura e mi piace anche per il fatto che è un po' più particolare. Luna, nell'armadio non c'è Narnia, te lo giuro. Mi piace tanto il fatto che dietro sia fatta proprio stile jeans, cioè di solito le salopette, se avete presente, hanno comunque qua un altro pezzo e poi partono le bretelle. E invece questa è fatta tipo jeans e poi ci sono le bretelle. Cioè, io vi faccio capire quanto è corta la mia schiena. Il materiale è bellissimo, quindi se vi piace ve la straconsiglio. L'ultima cosa che vi faccio vedere, che non sapevo se inserire in questo video, perché poi sicuramente ci sarà anche magari in un room tour o un qualcosa di questo genere, è questo quadro con la scritta di Chanel. Me l'ha mandata un ragazzo che realizza lui queste stampe e è veramente fatto stra mega bene, sia il font che i caratteri. È di dimensione 100, quindi 1 metro per 80 di centimetri di altezza e cioè veramente è bravissimo, cioè sia questo di Chanel che quello di Prada che quello anche di Tiffany se non sbaglio, però fa anche un sacco di altri quadri in generale, quindi se magari vi interessa vi lascio ovviamente giù nell'info box sia il suo sito che ha aperto da poco, sia anche gli altri suoi vari social come Instagram o Facebook, adesso non mi ricordo, però comunque sia nell'info box vi lascio scritto tutto quanto. Non so dove metterlo perché qui ho ancora un attimo vuoto, lì invece è già tutto un po' pieno, sì, poi farò room tour, però comunque insomma ve lo volevo fare già vedere adesso. Ok ragazzi, allora il video finisce qua, io vi ho fatto vedere tutte le cose che mi sono arrivate. Spero che vi sia piaciuto, se vi sono piaciute e se è la prima volta che mi vedete sappiate che questa faccetta si chiama Giulia. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un big thumbs up o un pollice in su o un like o un come cavolo si dice, lasciatemi scritto qua sotto quali video vi piacerebbe vedere, anche se ne ho un po' in programma, ossia la night routine, un back to school tipo hairstyle per i capelli, poi c'è il room tips,
Poi sicuramente farò un room inspiring, perché come vedete stanno un po' cambiando le cose. Lasciatemi anche scritto se vi va qual è il capo che vi è piaciuto di più, e se magari, che ne so, vi prenderete qualcosa, tipo lo zaino, che secondo me è fantastico, cioè quello mi è piaciuto veramente tanto, una delle cose che mi sono piaciute di più, o qualsiasi altra cosa, che ne so, boh, tanto per parlare. Io vi mando un super bacio e ci vediamo alla prossima.